Stamattina, stamattina inizio con una domanda per preparare il, le nostre menti alla, al testo che, che vedremo. Ehm, veramente è una domanda ma cerco di, di, di chiedere, chiederla in magari un paio di modi, modi diversi. Ma quale, secondo voi, eh, qual è il problema del credente sconfitto? Non so se, se vi è nuova questa frase, nuovo questo concetto, ma un credente che ehm, si trova eh, davanti ad un peccato e sembra sembra che non, proprio non riesce a superare questo peccato. In questo senso intendo il credente sconfitto più la sensazione di essere sconfitto ma qual è il problema di un credente o magari parliamo in modo più personale parliamo di me o di, di te di voi eh, non so se vi siete mai eh, trovati in un momento della vostra vita dove eh, c'è un peccato e vi sembra di essere bloccati su quel punto, su quel peccato. Forse non vi è mai successo, forse non, vi, non siete esseri umani. Eh, era una piccola battuta. Eh, però pensiamo a questo, questo scenario per, per un secondo. Il credente, eh, usiamo questa parola, bloccato su, su un peccato. O potremmo anche fare un passo ancora indietro, il credente che pecca. Perché un credente? pecca. Se affermiamo tutto quello che la Bibbia afferma, non ha senso che un credente andrebbe poi a, a peccare, ma lo facciamo. La Bibbia ci dice cosa fare quando pecchiamo. Lo facciamo. E vedendo il testo che noi vedremo insieme stamattina, quello che eh, il testo ci dirà, anzi Paolo e poi è ancora in modo ancora più ampio Dio eh, ci dirà nella sua, nella sua parola che, che la risposta, almeno parte della risposta a questi, queste domande, è un discorso di, di sapere, di conoscere. E noi stamattina, anzi oggi e poi Dio volendo domenica prossima vedremo una, in modo molto veloce ma una, una panoramica di una lettera di, scritta da Paolo, umanamente parlando, eh, parola di Dio, ma la lettera scritta eh, agli Efesini, quindi se avete le vostre Bibbie vi chiedo di, di aprirle a Efesini e stamattina vedremo insieme la prima, la prima parte di questa, questa lettera, Efesini nel Nuovo Testamento. e vedremo l'importanza proprio per il credente di, di, di sapere di conoscere certe cose e diventerà credo molto ovvio che non parliamo di una conoscenza eh, diciamo una tantum che basta averla affermata una volta nella vita poi siamo a posto ma Penso vedrete insieme a me, insieme a me proprio quanto eh, la nostra esperienza eh, cristiana, la nostra vita cristiana, il nostro eh, cammino insieme a Dio, quanto dipenda proprio da quello che noi conosciamo, quello che noi sappiamo. Vorrei fare una, una cosa un po' più eh, diversa stamattina, voglio leggere la prima parte di questo di questa lettera, i primi tre capitoli per iniziare il eh, nostro tempo insieme. Questa è la lettera agli Efesini. E prima di farlo chiediamo l'aiuto di Dio, che questa è la sua parola e solo, solo con il suo aiuto possiamo comprenderla, possiamo comprendere, comprendere quello che Lui vuole che noi comprendiamo. Quindi vogliamo umiliarci e chiedere a Dio il suo, il suo aiuto in questo stamattina. Signore grazie per la Tua parola, grazie per il Tuo Spirito che dimora ognuno dei, dei Tuoi figli. Noi abbiamo bisogno di Te e lo, lo diciamo adesso e questo eh, diventerà ancora più ovvio, diventerà ancora più evidente eh, nella, nello studio di, questo, di questa breve lettera st stamattina. Ma Proprio per questo chiediamo il tuo aiuto in questi, in questi momenti, vogliamo, eh, il nostro desiderio è quello di, di comprendere quello che la tua parola dice e poi vogliamo, il nostro desiderio è quello di rispondere con cuori umili, cuori sottomessi al tuo piano per i tuoi figli, però abbiamo bisogno del tuo aiuto, quindi chiediamo proprio questo. Questo, chiediamo che tu possa aiutarci stamattina, nel nome di Gesù, amen. amen. Quindi leggo per voi la lettera agli Efesini, i primi, primi tre capitoli. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso e ai fedeli in Cristo Gesù, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre. E dal Signore Gesù Cristo. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili davanti, dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel Suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come i suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà, allore della gloria della sua grazia che ci ha concessa nel suo amato figlio. In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia che egli ha riversata abbondantemente su di noi dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo quanto quelle che sono sulla terra. In lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa, secondo la decisione della propria volontà, per essere all'ore della sua gloria. Noi che per primi abbiamo sperato in Cristo, in lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in lui, Avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ore della Sua gloria. Perciò anch'io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non smetto mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere. Affinché Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della Sua eredità che vi riserva tra i santi e quale è verso di noi. Che crediamo, l'immensità della Sua potenza, questa potente efficacia della Sua forza, egli l'ha mostrata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina, non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Ogni cosa egli ha posto, posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe, nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste. Seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria di quello spirito che opera oggi nei uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira come gli altri. Ma Dio che è ricco in misericordia per il grande amore con cui ci ha amati. Anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo e per grazia che siete stati, stati salvati. E ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia mediante la bontà che egli ha avuto per noi in Cristo Gesù. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Perciò ricordatevi che un tempo voi, stranieri di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono nella carne per mano di uomo, voi, dico, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, restrani ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui infatti è la nostra pace. Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia. La legge è fatta di comandamenti in forma di precetti per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo facendo la pace e per riconciliare tutte e due con Dio in un corpo unico mediante la sua croce. Sulla quale fece morire la loro inimicizia. Con la sua venuta ha annunziato la pace a voi che eravate lontani e la pace a quelli che erano vicini, perché per mezzo di lui gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento dei apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo, Cristo Gesù stesso la pietra angolare sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. Per questo motivo io, Paolo, il prigioniero di Cristo Gesù, per voi stranieri, senza dubbio avete udito parlare della dispensazione della grazia di Dio affidatami per voi come per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero, di cui più sopra vi ho scritto in poche parole, leggendole potrete capire la conoscenza che io ho del mistero di Cristo. Nelle altre epoche non fu concesso ai figli dei uomini di conoscere questo mistero, così come ora per mezzo dello Spirito è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di lui. Vale a dire che gli stranieri sono eredi con noi, membra con noi di un medesimo corpo e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante il Vangelo, di cui io sono diventato servitore secondo il dono della grazia di Dio a me concessa in virtù della Sua potenza. A me, dico, che sono il minimo fra tutti i santi. È stata data questa grazia di annunziare agli stranieri le insondabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato, che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose, affinché i principati, le potenze nei luoghi celesti conoscano oggi per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio, secondo il disegno eterno che egli ha attuato mediante il nostro Signore Cristo Gesù, nel quale abbiamo la libertà di accostarci a Dio con piena fiducia, mediante la fede in Lui. Vi chiedo quindi di non scoraggiarvi a motivo delle tribolazioni che io soffro per voi, poiché esse, esse sono la vostra gloria. Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, affinché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito Suo nell'uomo interiore. E faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo. E di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Or, a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa, e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Ovviamente nella, nel tempo che rimane stamattina non vedremo in modo molto dettagliato eh, questa prima parte della lettera ai Efesini, però vorrei eh, condividere con voi tre temi eh, principali che io ho visto eh, nella, nello studio di, 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 questo, di questa lettera. Spero che vi abbia eh, fatto bene leggere questi tre capitoli di, di fila. Eh, io sono stato molto incoraggiato nella, nella, nel leggere questi brani insieme. Sono diversi versetti che di solito citiamo in un, in un momento, in un contesto o l'altro. Ma leggere, leggere eh, tutto quanto insieme eh, è veramente eh, una cosa utile. Però, il primo, eh, il primo tema principale di questa prima sezione nel libro degli Efesini è il fatto che noi, eh, io dirò noi perché eh, Paolo sta, sta scrivendo a credenti, quindi lui, eh, anche lui fa riferimento a credenti, anche se eh, riconosco che io stamattina eh, sto parlando a un gruppo dove pro molto probabilmente ci sono persone qui presenti eh, che non sono credenti, eh, ma stamattina seguirò eh, il tono di Paolo e dirò noi, eh, ma non voglio che... Eh, questo comunichi che eh, un non credente, qualcuno che non crede in Dio, eh, sia eh, eh, o, o, o abbia tutti i privilegi di un credente. Eh, non è questo il messaggio. Eh, vedremo mo, eh, dopo un po' di distinzione fra questi due, due gruppi, ma la prima verità eh, che dobbiamo... Eh, riconosce che ci viene detto proprio all'inizio e che i credenti, noi figli di Dio, siamo grandamente benedetti in Cristo. Siamo grandamente benedetti in Cristo. Questo proprio dall'inizio, al versetto 3, benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo che ci ha benedetti di poche benedizioni, dice. Ci ha dato giusto un paio di... Di cosettine, vedete se riuscite a, a seguirmi, no, con ogni benedizione. Ogni benedizione. Quali sono queste benedizioni? Elenchiamo alcuni. In Cristo ci ha eletti prima della creazione del mondo, poi, con lo scopo di essere santi e irreprensibili. Ci ha predestinati ad essere adottati. Noi siamo nati in una famiglia, però siamo stati i credenti, sono stati predestinati ad essere adottati, ad essere eh, adottati nella famiglia di Dio per mezzo di Gesù Cristo, come i Suoi figli, ci ha concesso la Sua grazia. Versetto 6 del primo capitolo. In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Ognuno di noi nasce con un debito verso Dio, è un debito che in noi non possiamo, non possiamo estinguere, e questo debito invece è stato perdonato. Abbiamo il perdono dei peccati, abbiamo la redenzione in Lui. Non, uh, spesso, se ci fermiamo eh, a, a guardare attentamente il testo, è il testo stesso che ci, ci dà degli indizi. Questa piccola frase in Cristo è la, è la chiave. Tutte queste cose sono in Cristo, in Cristo. Eh, un commentario eh, dà eh, il numero, eh, sono più di cento volte che questa piccola parola in, o il suo equivalente in greco, in viene usata questa parola, più di cento volte. Eh, una buona quantità di queste volte parla di in Cristo nel suo figlio in Cristo. E un commentatore, lui dice, dopo aver dato il numero eh, preciso delle vote, lui dice, questa piccola parola in è la parola più grande di tutta questa lettera, in, in Cristo. Abbiamo tutto, ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà, in lui, in Cristo siamo stati fatti eredi. Noi come credenti abbiamo un'eredità, abbiamo lo Spirito Santo che è la promessa, il pegno della nostra eredità fino al giorno della piena redenzione. Poi queste benedizioni, come abbiamo già detto, non sono poche, sono abbondanti. Ce la, inizia dicendo la parola ogni benedizione benedizioni secondo le ricchezze della sua grazia, secondo il suo disegno benevolo. Più tardi parla delle insondabili ricchezze di Cristo. Secondo le ricchezze della sua gloria, quello che noi abbiamo ricevuto da Dio non è in base, non è a misura del nostro peccato, ma è a misura della sua grazia. John Newton, l'autore dell'inno Stupenda grazia, lui all'età di circa 82 anni, lui disse questo: Lui disse, Anche se la mia memoria se ne sta andando, mi ricordo due cose molto chiaramente: Uno, sono un grande peccatore. Due, Cristo è un grande salvatore. E noi abbiamo. Questa ogni benedizione non a misura del nostro peccato, ma a misura, a misura della, della grazia di Dio, secondo le ricchezze, usa questa parola abbondante, abbondantemente ricchezze. Non siamo poveri, fratelli, non siamo poveri. John MacArthur dice. Nel suo commentario lui dice Dio non può darci di più di quello che ci ha già dato in suo figlio. Non c'è niente che Dio potrebbe darci in Cristo che non ci, non ci ha già dato. Non c'è altro da ricevere, lui continua. E dice il bisogno quindi del credente non è quello di ricevere di più, ma il bisogno è di, di fare di più con quello che ha già. Quindi l'importanza di conoscere. Uno che non conosce, un credente che non conosce, è come uno che ha un, banco, un conto in banca, un conto infinito, questo forse è un paragone che fatichiamo a concepire, io non avrò mai un conto infinito in banca, Beh, infinito se parliamo di debiti, ma non di, eh, nel positivo, però un credente che non conosce... È come uno che ha il conto in banca all'infinito e non lo sa, si comporta come se non lo avesse. Fratelli, noi non siamo poveri, Dio non, non, non ci sta, non sta trattenendo delle cose che potrebbe darci. Noi abbiamo ogni benedizione spirituale, ogni cosa che proviene da questa sorgente divina. Noi ce l'abbiamo già. Le benedizioni sono nostre in Cristo. Questo è l'origine. Noi conosciamo l'origine. Non, non è come... Eh, ho visto proprio ieri su, ieri su Facebook un uomo che conosco. Lui ha scritto questo. Che lui stava in fila per salire sull'aereo e il, la gente lì alla, al gate... La, è venuto da lui e ha chiesto di vedere il, la, la carta d'imbarco. Ha preso la carta d'imbarco e ha detto: Questo non ti serve più, ecco la nuova, in prima classe. E lui dice: Per te sarà Natale nel mese di luglio, perché se hai fatto adesso l'upgrade, passi in prima classe. E questo uomo che conosco lui scrive dicendo: Non so perché. Non so come è successo, ma adesso mi trovo in prima classe. Lui non, non sapeva l'origine di, di questa benedizione. Noi conosciamo l'origine del, di ogni nostra benedizione. È in Cristo. Siamo in Cristo e tutto questo è nostro in Cristo. E non solo tutto questo, ma anche la potenza di Dio verso di noi. E questo l'ho trovato molto interessante, molto incoraggiante, se pensiamo alla domanda che ho fatto all'inizio, quel credente sconfitto, quel credente che sta lì con le ruote che girano a vuoto, se noi leggiamo, è tutta una sezione, ma uh, verso la conclusione del primo capitolo Paolo sta dicendo, Egli illumini, versetto 18, illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, quindi l'importanza di, di sapere a quale speranza vi ha, ci ha chiamati, di sapere qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Qual è questa potenza? Qual è l'immensità della potenza verso di noi? Questa potente efficacia della sua forza egli l'ha mostrata in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo. La potenza che è nostra in Cristo, fratelli, sorelle, è la stessa che ha risuscitato Cristo dai morti. Allora torniamo a quella domanda: perché i credenti sono sconfitti? Abbiamo tutto questo, abbiamo ogni benedizione in Cristo, la potenza verso di noi è la stessa che ha risuscitato Cristo dai morti. Eppure siamo davanti a un peccato: non ce la faccio. È più grande di me, più forte di me. Pensiamo forse che questa potenza era solo per il momento della conversione? No. Perché? No, lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, quale scopo? Perché fossimo santi e irreprensibili. La santificazione va a mano, si dice mano a mano? Mano a mano con la conversione, mano in mano. Mano nella mano. Terza volta l'ho beccato. Siamo salvati per essere santi. E la potenza che è nostra in Cristo è quella che ha risuscitato Cristo dai morti. E io penso che a volte, anzi probabilmente molto spesso, noi focalizziamo troppo sul fatto che non possiamo sconfiggere il peccato. Anzi, forse... Sarebbe meglio dire focalizziamo solo sul fatto che non possiamo sconfiggere il peccato, perché è vero che noi non possiamo sconfiggere il peccato. Non è in noi. Non è in noi sconfiggere il peccato. Non abbiamo le risorse in noi per sconfiggere il peccato da soli. Ma con Dio, in Cristo, possiamo vivere in modo santo. Possiamo vivere in modo irreprensibile. Con Dio, in Cristo, è possibile. È duro, ma è possibile farlo. È duro significa rinnegare te stesso, ma è possibile farlo. È duro significa prendere la tua croce, ma è possibile. Significa dire di no a ciò che la nostra carne desidera, in modo naturale. Significa dire di no a una lista lunga un chilometro di desideri, volere essere visti bene dagli altri, voler questo, voler quest'altro. È duro ma è possibile, con Dio in Cristo abbiamo la potenza che ha risuscitato Cristo dai morti, non è roba da poco. Quindi quando noi preghiamo, a Dio per aiuto davanti a un peccato, tenete presente, presenti due cose. Prima di tutto, quando tu preghi, tu stai parlando al creatore dell'universo. Non solo il creatore, ma anche quello che sta tenendo, sta, sta sostenendo, sta facendo funzionare ogni cosa nel suo creato, ogni organo del tuo corpo stamattina. Sta funzionando perché Dio lo sta facendo funzionare. Questo è il Dio al quale noi preghiamo. Un, un teologo dice, parlando della sovranità di Dio sopra il creato, lui dice: Non esiste neanche una molecola fuori controllo in tutto l'universo. Perché se ci fosse anche una molecola, quanto è grande una molecola? Non si vede con l'occhio nudo. Se ci fosse anche solo una molecola, tutto l'universo funziona benissimo, una che fa per conto suo, Dio non sarebbe più sovrano. Tutto è sovrano su tutto. Quindi quando pregate, quando chiedete aiuto a Dio davanti a un peccato, davanti a una difficoltà, stai parlando, state parlando a Dio, creatore dell'universo, e la potenza che è a tua, che è a tua, vostra disposizione, nostra, è la stessa che ha risuscitato Cristo dai morti, che l'ha fatto sedere nel cielo. Quindi non c'è nessun peccato che non possiamo vincere, non possiamo superare. Non c'è nessun peccato sul quale non possiamo avere vittoria con Dio in Cristo. Non c'è nessuna, nessuna quantità di ansia, non c'è nessuna quantità di preoccupazione, non c'è nessuna quantità di pensieri che portano alla depressione, non c'è nessuna quantità di avarizia, di pornografia, di immoralità sessuale, immoralità eterosessuale, immoralità omosessuale. omosessuale. Non c'è nessuna quantità di... Pertegolezzi che non possiamo vincere, sconfiggere con Dio in Cristo. Quindi torniamo alla domanda di prima: questa idea del credente sconfitto sempre fra, fra virgolette: è un credente che non conosce, non sa, non, non conosce lo stato del suo conto in banca. Vive come se non ci fosse quella quella quantità illimitata di risorse, un credente che dice non, non è possibile, uno sta focalizzando su, sulle verità sbagliate e sta dicendo cose su Dio che, che abbassano Dio, abbassano la prospettiva di Dio, la veduta di Dio, ma uno che dice non ce la faccio. Dice bene, questo è il messaggio del Vangelo, noi non ce la facciamo da soli, ma con Dio, con Cristo, in Cristo è possibile. Non solo è possibile, ma è lo, è lo scopo per il quale siamo stati salvati. Salvat salvati per essere santi, per essere irreprensibili. Altri due temi centrali, abbiamo visto prima di tutto la... la quanto siamo grandemente benedetti in Cristo, numero due, eh, di nuovo non stiamo vedendo in modo dettagliato questa prima parte di questa lettera. Ma i credenti siamo stati, sono stati salvati per la gloria di Dio, siamo stati salvati per la gloria di Dio. Forse questo sembra eh, un, un fatto che diamo per scontato, ma non è da, da minimizzare, non è da ignorare. È una questione fondamentale e il credente ci deve tornare con i suoi pensieri, deve conoscere, deve sapere questo. C'è questa frase che viene ripetuta diverse volte all'ore della sua gloria, dice anche affinché nessuno se ne vanti, non possiamo vantarci neanche della nostra fede, la fede mediante la quale veniamo salvati è un dono da Dio. Anche la nostra ubbidienza da credenti sono opere che Lui ha preparate per noi, per praticarle. Non possiamo neanche vantarci della nostra ubbidienza, perché non viene da noi, è il frutto dello Spirito, è il risultato di essere nuove creature. Quindi il fatto che noi siamo stati salvati per la gloria di Dio è una questione fondamentale fondamentale, possiamo dirle, anche dirlo così, chi è al centro del tuo sistema solare? Sapete per diversi anni, eh, avendo fatto una ricerca molto veloce su internet stamattina, per circa 2000 anni si credeva che al centro del sistema solare c'era la Terra e non il Sole. Poi a un certo punto Qualcuno ha suggerito, ma forse al, al centro non, non ci siamo noi, forse c'è il Sole e altre cose iniziavano a, ad avere più senso. E sapete che noi nasciamo in questo stato? Noi nascia nasciamo pensando di essere al centro del sistema solare. E alcuni di noi mettiamo 50 anni per capire che non siamo noi al centro del sistema solare. Negli Stati Uniti si dice ho una notizia per te, questo non sei tu e questo non è il mondo. E lo dici con, con un bel po' di sarcasmo a qualcuno che si sta comportando come fosse al centro del, del mondo. Noi non siamo al centro del sistema solare, non siamo al centro. Tutto non, non gira intorno a noi, tutto non esiste per dare gloria a noi. Tu non esisti per dare gloria a te stesso. Siamo stati creati per dare gloria a Dio. Dio c'è, Dio al centro. Dio è al centro, non noi stessi. Però di nuovo la nostra carne ci dice "No! Sei tu, fatti valere. Non lasciarti trattare così. Tu vali". E questo Potremmo parlare della, della nostra evangelizzazione. Quando noi parliamo a qualcuno, quando vogliamo parlare, condividere il Vangelo, qual è l'approccio che noi usiamo? Iniziamo parlando di un Dio tre volte santo che ogni persona ha offeso e quindi ogni persona merita la morte? O diciamo questo? Non vorresti una vita migliore? Non vorresti andare in paradiso anziché andare all'inferno? Al centro del Vangelo non c'è l'uomo, non è un, un Vangelo eh, con l'uomo al centro, ma c'è Dio al centro. Non solo noi siamo stati salvati per la gloria di Dio, ma il terzo tema centrale di questo, questa prima parte, di nuovo stiamo andando in modo molto veloce, in modo poco dettagliato, ma la Chiesa. La Chiesa esiste per la gloria di Dio, la Chiesa esiste per la gloria di Dio. Quindi abbiamo detto che chi è un figlio di Dio stamattina può affermare io sono grandemente benedetto in Cristo, sono stato creato per la gloria di Dio e anche la Chiesa stessa, questa è la terza osservazione, il terzo tema centrale di questa questa prima parte della, della lettera, la Chiesa esiste per la gloria di Dio. Quando diciamo Chiesa, questa qui è una Chiesa, è una Chiesa locale, è un'espressione locale della Chiesa universale. La Chiesa universale comprenderebbe tutti i credenti dal giorno di, della Penteco, Pentecoste fino a, al ritorno di Cristo. E noi siamo una piccola eh, espressione, eh, una Chiesa locale sempre di, di credenti, e questo, questa lettera ci dice che questa Chiesa è un, è un nuovo popolo, è un nuovo, eh, un nuovo, una nuova creatura, un nuovo uomo, e ci dice anche che eh, essendo figli di Dio, essendo stati predestinati, essendo stati adottati, la nostra eh, identità primaria non è più la nostra provenienza non siamo più principalmente italiani, ucraini, ehm, brasiliani, chiugianesi, no, voi siete anche italiani, eh, americani, siamo principalmente figli di Dio, cristiani, portiamo il nome di Cristo. Quindi nella Chiesa questa è la nostra identità primaria, quindi questo... Eh, proprio non c'è spazio minimamente per nessun, nessun razzismo, nessun trattare gli altri, gli altri perché sono diversi, vengono da, da, da posti diversi. Siamo un, un, un nuovo popolo con un'identità nuova per la gloria di Dio e, e la Chiesa esiste per la, la sua gloria, è stata eh, creata affinché, questo è il versetto 10 del capitolo 3, affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscano oggi, per mezzo della Chiesa, l'infinitamente varia sapienza di Dio. La Chiesa, lo scopo della Chiesa, per portare gloria a Dio, per mostrare a questi poteri, la, la varia sapienza di Dio, Dio che sa salvare, sa cambiare le persone, sa far vivere insieme persone diverse. Pensate alla nostra Chiesa, cioè, in quale altro contesto un mix di persone così potrebbero stare insieme così? Non, non, non ha senso, non ha una logica. Perché funziona? Siamo una Chiesa perfetta, non siamo una Chiesa perfetta, ma la Chiesa esiste per mostrare la sapienza di Dio, il suo piano, il suo piano benevolo. La Chiesa appartiene a qualcuno, non appartiene a te. Noi usiamo questa frase, la mia Chiesa la, la usiamo per comunicare. E lì è, è a quel gruppo che io appartengo e di quel gruppo che faccio parte, ma non intendiamo dire che la Chiesa appartiene a noi. Però visto che è la stessa frase, vogliamo essere attenti che non iniziamo a pensare questa è la mia Chiesa nel senso ormai frequento da totta anni, quindi un po' comincia a essere mia, qui comando io. Quindi, quando entriamo in chiesa, chi è che vorremmo che la gente notasse? Noi? Ah, meno male, stasera c'è Dan, c'è Giuseppe, c'è Donatella. No, noi vogliamo far notare Dio. E questo è un'infinità di, di applicazioni, come ci comportiamo, come ci vestiamo. Come parliamo? Le cose che diciamo. Il desiderio del credente deve essere quello di mostrare Dio e mostrarlo in modo accurato. La Chiesa appartiene a Dio. Vogliamo, dobbiamo concludere eh, per stamattina, riprenderemo eh, la settimana prossima. Eh, un, un paio di punti di, di applicazione: prima di tutto, se tu stamattina sei qui e non sei un credente, non hai messo la tua fiducia in Cristo, noi abbiamo letto una, una spiegazione di te di chi non, chi non è un credente, però non è quella persona che ha ogni benedizione in Cristo. Se tu stamattina sei qui e non non sei un credente, non sei nato di nuovo, non hai riconosciuto il tuo peccato, non hai chiesto perdono a, a Cristo. Tu sei descritto nella prima parte del capitolo 2. Tu in questo momento segui l'andazzo di questo mondo. Tu in questo momento segui il principe della potenza dell'aria, quello spirito che opera oggi nei uomini ribelli. Tu oggi vivi secondo i desideri della nostra carne. Tu oggi ubbidisci ai, ai desideri della carne. Tu oggi non hai, non hai in te un meccanismo per dire di no a quello che la tua carne desidera. Anche il credente ha desideri contro lo spirito, ma il credente è una nuova creatura. Il credente ha un meccanismo per dire no a quei desideri che sono contrari allo spirito. Ma se tu stamattina sei qui e non sei un credente, tu sei descritto qui. Questi primi versetti del capitolo 4. E sei per natura figlio di ira. Tu stamattina ancora sei sotto l'ira di Dio. Se tu sei qui e sei un non credente, se tu stamattina dovessi morire, tu muori sotto l'ira di Dio. Chi è qui invece che è un credente dovrebbe amare, dovrebbe abbracciare le, le prossime due parole, le prime due parole del, capito, del versetto 4, ma Dio, che è ricco in misericordia per il grande amore con cui ci ha amati, ci ha vivificati con Cristo. Questa è la descrizione del credente. Quindi per concludere stamattina e dico anche questo al non credente: se tu sei qui, questa è la tua condizione. Ma oggi è il giorno della salvezza. Se tu oggi riconosci questo, se riconosci sì, Dio sta dicendo la verità su di me, se riconosci il tuo bisogno, il tuo peccato, il tuo bisogno per un Salvatore, se riconosci che tu da solo non puoi salvarti, se tu chiedi perdono a. Dio, Dio in base, non in base al merito tuo, non in base a quello che tu potresti mai fare, ma in base, in base al sacrificio di Cristo, sarai salvato. Questo lo dice la, la Bibbia. Quindi invito te, non credente, se questo sei tu, chiedi perdono, riconosci il tuo bisogno, riconosci la morte di Cristo come sacrificio. Credente, punto di applicazione, l'importanza di sapere. Io spero, so che eh, stamattina l'approccio è stato un po' diverso, ma io spero che questo vi abbia invogliato a tornare alle scritture e riscoprire, scoprire o riscoprire le verità su di noi. Perché se noi scordiamo queste cose, e di nuovo, ieri parlavo con qualcuno e ho menzionato questa statistica che non so del 100% se sia vero, ma la quantità di pensieri che i nostri cervelli gener generano. Qualcuno dice, uno studio dice che è intorno a 50.000 pensieri al giorno, i nostri pensieri naturalmente non sono eh, concentrati sul Vangelo, partono dalla carne. E se noi non torniamo alla verità su di noi, noi iniziamo a credere a questi pensieri, che ci, ci, ci dicono bugie, ci dicono cose non vere. Quindi credente, credenti, vi, vi esorto, tornate alle scritture. Spesso abbiamo bisogno di sottomettere, come dice Paolo, rendere prigioniero ogni pensiero. 50.000 pensieri al giorno, anche se fossero la metà, 25.000 pensieri al giorno, parliamo dei maschi, anche se solo fossero 5.000 pensieri al giorno, sono tanti, sono tanti, sono diversi al minuto. E se non siamo in modo attivo combattendo questi pensieri che ci dicono bugie, col tempo si inizia a credere a qualsiasi cosa. Anche le cose più strane, più pazzesche, nel tempo, se non si combatte, si inizia a credere. Quindi, credenti, tornate alle scritture, tornate spesso, durante il giorno. Fate in modo, se, se avete un lavoro dove non potete tenere tutta la Bibbia lì, fate in modo di avere dei versetti davanti agli occhi, o proprio eh, imparati a memoria, in modo che nel momento in cui serve. Avete la parola di Dio. Noi qui in Italia siamo viziati. Nessuno va in carcere per avere una Bibbia in casa. Ma se un giorno ci trovassimo in un paese dove nessuno può avere una coppia scritta della parola di Dio, quanto, quanto della Bibbia sappiamo? È una buona domanda. Vi, vi lascio con una citazione. Spero sia incoraggiante, ancora di John Newton, l'autore di eh, Stupenda Grazia, e questo, questa citazione eh, si dice che lui, eh, la, più una riflessione sua che qualcuno ha scritto, eh, nella sua vecchiaia a questo punto lui non vedeva più. E qualcuno eh, con cui parlava, eh, John Newton, ha letto un versetto da Prima Corinzi 15 che dice: Per la grazia di Dio. Io sono quello che sono. E John Newton, questo uomo, è stato in silenzio per un qualche secondo e poi lui disse questo, secondo questa citazione, non sono ciò che dovrei essere, quanto sono imperfetto e mancante. Non sono ciò che vorrei essere, aborisco ciò che è male, vorrei attaccarmi a ciò che è buono, non sono ciò che spero di essere e nel suo caso che sperava di essere fra poco, fra poco deporrò la mortalità con il peccato e questa imperfezione. E poi dice, e anche se non sono ciò che dovrei essere, anche se non sono ciò che vorrei essere e anche se non sono ciò che spero di essere, posso dire veramente non sono ciò che ero una volta, uno schiavo del peccato e di Satana e insieme all'Apostolo Paolo posso dire con grande entusiasmo, lui dice, per la grazia di Dio, io sono quello che sono. Vogliamo pregare. Signore, grazie per la tua parola. Ti prego che eh, dopo aver sentito queste cose, che chi non ti conosce, si sentirà chiamato in causa, chiamato al pentimento, chiamato al raverimento, chiamato a riconoscere il suo stato davanti a te, al suo bisogno assoluto di te, di un Salvatore. Ti prego che oggi possa essere il giorno della, salve della salvezza per qualcuno qui presente, che il tuo spirito possa operare con il tuo Vangelo. Signore, ti prego per chi è qui, che ti conosce, che forse in questo periodo si sente sconfitto, si sente eh, che ha le ruote che girano a vuoto davanti a una difficoltà, davanti a un peccato. Signore, ti prego che. Eh, questo messaggio sarà stato di, di un incoraggiamento, un'esortazione un forte di tornare alla tua parola, tornare a, a, a vedere, leggere nuovamente tutto quello che la tua parola dice su di te, su di noi, su quello che tu hai fatto e stai facendo nella nostra vita tutto quello che dice sulla, sulla potenza che è a nostra disposizione. Signore, aiutaci a, a conoscere in modo più accurato, a sapere in modo più accurato il nostro conto in banca spiritualmente parlando. Grazie per la tua parola, nel nome di Gesù, amen.